Ciao a tutti, oggi torno dopo tanto tempo con un'altra lezione di geografia. Oggi in particolare parlerò delle regioni dell'Italia nord-orientale. Nella definizione dell'Istat rientrano in questa parte di territorio le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Ovviamente sarà un super riassunto perché non si può ovviamente dire tutto di ogni singola regione in un video e cercherò di nominare e parlare delle caratteristiche principali. E mi farebbe piacere sapere nei commenti se avete delle curiosità nel caso in cui viviate in una delle regioni di cui parlerò. Partiamo dall'Emilia-Romagna. Questa regione confina a nord con Lombardia e Veneto, a est si affaccia sul mare Adriatico, a sud confina con le Marche, la Repubblica di San Marino, la Toscana e a ovest con la Liguria e un breve tratto del Piemonte. Con i suoi 22.500 chilometri quadrati, l'Emilia-Romagna si colloca al sesto posto tra le regioni d'Italia come superficie e con i suoi 4.460.000 abitanti circa, si colloca al settimo posto come popolazione. Il territorio della regione è per circa la metà pianeggiante, 48%, il resto si divide fra montagna, 25%, e collina, con un 27%. L'Emilia-Romagna è formata dall'unione di due regioni storiche, con caratteristiche linguistiche, geografiche e culturali differenti, entrambe situate all'interno del territorio regionale. L'Emilia, che include le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e la maggior parte della città metropolitana di Bologna, e poi la Romagna, che comprende le province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e i comuni della città metropolitana di Bologna, che si trovano a est del torrente Sillaro, tra cui Dozza, Imola, Mordano, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio. Emilia deriva dal nome dell'antica via che attraversa diagonalmente la regione, la via Emilia, fatta costruire dal console romano Emilio Lepido nel secondo secolo a.C. Romagna deriva dal termine Romania, con il quale nel Medioevo si indicava il territorio di Ravenna. Per quanto riguarda i rilievi, il settore montano si estende da ovest a est nella parte meridionale della regione. Esso include un breve tratto dell'Appennino Ligure e uno più esteso dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il Cimone, con i suoi 2.165 metri, e il Cusna, 2.121 metri, sono i monti più alti. Alla base dell'Appennino si trova una limitata fascia collinare.
Per quanto riguarda le pianure e le coste, la pianura emiliano-romagnola si estende a sud del Po fino al mare Adriatico e occupa metà della regione. Costituisce l'ultima parte della più ampia pianura padana. È una zona densamente coltivata che produce, per esempio, larga parte dello zucchero a livello nazionale. È anche diventata un'area densamente industrializzata. La prevalenza della pianura fa sì che le coste siano basse e orlate da ampie spiagge, dai lidi ferraresi fino al confine con le Marche. In corrispondenza delle valli di Comacchio si trovano in prevalenza lagune e saline, inserite in aree naturali protette di grande importanza, dove vivono numerose specie vegetali e animali. Per quanto riguarda i fiumi, il principale è il Po, che segna il confine con la Lombardia e il Veneto, salvo un tratto in provincia di Modena. Dall'Appennino scendono i suoi affluenti di destra: Trebbia, Taro, Parma, Enza, Secchio, Panaro, che scorrono quasi paralleli. Il secondo fiume per importanza è il Reno, che sbocca direttamente in Adriatico, come i brevi corsi d'acqua della Romagna. Nel tratto tra le foci del Po e del Reno si trovano le valli di Comacchio, che sono specchi di acqua salmastra e resti delle estese zone paludose che un tempo coprivano tutta la provincia di Ferrara. Per quanto riguarda l'economia, il settore agricolo, uno dei più avanzati del paese, è caratterizzato dalla presenza di oltre 12.000 cooperative, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti. L'industria, a eccezione dei grandi complessi chimici di Ferrara e Ravenna, si basa su imprese piccole e medie, molte delle quali di alto livello tecnologico. Ruolo rilevante ha il turismo, soprattutto quello estivo sulla Riviera Romagnola. Parlando di storia, vediamo un po' la storia di Bologna. Abitata fin dai tempi più antichi, divenne un'importante città ad opera degli Etruschi, che vi si insediarono nel VI secolo a.C., dandole il nome di Felsina. Successivamente, nel secondo secolo, fu colonizzata dai Romani con il nome di Bononia, divenendo un centro fiorente caratterizzato come importante snodo sulla via che collegava la pianura padana alle regioni adriatiche. Dopo il crollo dell'impero romano e le invasioni barbariche, la città ricominciò a crescere fino alla costituzione in libero comune nel 1114. Le tracce della storia sono ben visibili nelle vie del centro di Bologna, che ha una parte romana e una medievale. La città, raggiunse il massimo splendore nel XIII secolo, epoca in cui divenne uno dei 10 centri europei più popolosi, con uno sviluppo urbano pari a quello di Parigi. Famosa per la sua università, la cui fondazione, prima in Europa, risale al 1088, Bologna si caratterizzò come uno dei principali centri europei di studi giuridici. Dal punto di vista economico, ebbe un grande sviluppo l'industria tessile e successivamente, grazie all'invenzione dei mulini ad acqua, la bolognese divenne un mercato internazionale della seta. Durante il periodo rinascimentale
fu lacerata da lotte tra fazioni rivali, passando sotto la signoria dei Pepoli, dei Visconti e dei Bentivoglio, rimanendo poi a partire dal 1506 sotto il dominio pontificio. In età napoleonica, dal 1796, conobbe una parentesi di libertà repubblicana, tornando poi in seguito alla restaurazione sotto il controllo della Chiesa. Si unì al Regno d'Italia nel 1860, continuando a sviluppare la sua vocazione commerciale e di snodo viario. E durante il Novecento Bologna ha conosciuto un notevole sviluppo industriale, soprattutto nei settori meccanico, elettronico, chimico e farmaceutico. Il centro monumentale della città si sviluppa attorno alle due torri, la Garisenda dell'XI secolo e la Torre degli Asinelli del XII secolo. Esso è circondato ancora per alcuni tratti dalle antiche mura. Un altro elemento caratteristico del centro storico sono i portici estesi per molti chilometri. L'idea di costruirli risale all'epoca medievale, quando costituivano una soluzione alla mancanza di spazio per le abitazioni del centro, che venivano ampliate verso la strada. Anche i principali monumenti sono di epoca basso medievale, rinascimentale. Si possono menzionare la chiesa gotica di San Petronio, con il famoso portale di Jacopo della Quercia, la fontana del Nettuno, del Giambologna, il palazzo del Podestà e quello comunale. E i principali musei sono la Pinacoteca Nazionale, il Museo Civico Archeologico e il Museo Medievale. Adesso al Friuli Venezia Giulia, che è una regione dell'estremo lembo nord-orientale dell'Italia. A nord confina con l'Austria, a est con la Slovenia, a sud con il mare Adriatico e a ovest con il Veneto. È una regione italiana a statuto speciale di circa 1.200.000 abitanti, con capoluogo Trieste, ed è composta da due regioni geografiche con caratteristiche storico-culturali diverse. La regione del Friuli, che comprende gli ambiti provinciali di Pordenone, Udine e Gorizia, e la Venezia Giulia, che comprende, sovrapponendosi in parte, quelli di Trieste e di Gorizia. È una regione piuttosto piccola, i suoi 7.900 km quadrati la collocano al 17° posto in Italia per superficie. I due nomi della regione sono collegati all'epoca romana: Friuli è la contrazione di Forum Iuli, piazza di Giulio. Il nome dato all'antica città di Cividale in onore di Giulio Cesare. E il nome Venezia Giulia fu coniato per indicare il Friuli orientale, Trieste e l'Istria, quando diventarono italiani dopo la Prima Guerra Mondiale. Per le particolari vicende storiche e per il fatto di essere abitata da popolazioni di lingue diverse, ha ottenuto nel 1964 lo statuto di regione autonoma. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il confine tagliò in due la città di Gorizia, la
La sua parte occidentale rimase italiana, mentre quella orientale diventò una città jugoslava col nome di Nova Gorica. Il territorio della regione è per la maggior parte montuoso, 43%, e collinare per il 19%. La pianura si estende nella parte centro-meridionale del Friuli propriamente detto per un 38%. Il settore montano della regione, che prende il nome di Carnia, comprende le Alpi Carniche al confine con l'Austria, tra cui il monte Koglianz con i suoi 2780 metri, e un breve tratto delle Alpi Giulie al confine con la Slovenia. Al di sotto si estendono le Prealpi Carniche e Giulie. Le province di Gorizia e Trieste comprendono una porzione del Carso, caratterizzato da conformazioni geologiche spettacolari come doline, grotte e fiumi sotterranei. La pianura friulana rappresenta l'estrema propaggine della pianura Padano-Veneta, si estende per metà della regione fino al mare Adriatico, è attraversata da nord a sud da numerosi corsi d'acqua. Il principale fiume è il Tagliamento, nasce nelle Alpi Carniche dove riceve da sinistra numerosi affluenti. Attraversa la pianura con un ampio alveo per poi sfociare in Adriatico. Nell'ultimo tratto segna il confine con il Veneto. Altro fiume è l'Isonzo, che però nasce in Slovenia ed entra in Italia presso Gorizia. La costa è bassa e sabbiosa, orlata dalle lagune di Marano e Grado, dove si estende una ricca vegetazione palustre. Il breve tratto di costa della Venezia Giulia invece è alto e roccioso. E la storia del Friuli è sempre stata condizionata dalla sua posizione all'intersezione tra il punto più settentrionale del Mar Mediterraneo e la porta d'ingresso da Oriente alla penisola italiana. In corrispondenza di tale crocevia sono fiorite le tre grandi città portuali che storicamente hanno segnato anche i destini del Friuli: Aquileia, Trieste e la vicina Venezia. Partendo dalla preistoria, la regione fu abitata e vide la presenza di diverse popolazioni, tra cui Celti e Romani. I Romani fondarono nel primo secolo a.C. la città di Aquileia. Dopo la caduta dell'Impero Romano, la regione fu invasa da varie popolazioni barbariche, tra cui i Longobardi e successivamente i Franchi. Dal XV secolo gran parte del Friuli fu sotto il controllo della Repubblica di Venezia, che portò stabilità e sviluppo economico, mentre la zona del Goriziano e Trieste rimase sotto il dominio asburgico. Dopo la caduta di Venezia nel 1797, l'area passò sotto il controllo austriaco, con Trieste che divenne un importante porto dell'impero austro-ungarico. Il Friuli, Venezia Giulia, fu teatro di pesanti combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare lungo il fronte dell'Isonzo. Dopo la guerra, la regione fu annessa all'Italia. La regione subì ulteriori devastazioni durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo la guerra parte del territorio passò alla Jugoslavia, creando tensioni che si risolsero solo negli anni successivi.
Nel 1964 il Friuli Venezia Giulia ottenne lo status di regione autonoma a statuto speciale, riconoscendo la sua particolare identità culturale e le minoranze linguistiche presenti. Le principali produzioni agricole sono cereali, barbabietola da zucchero e uva, dalla quale si ottengono vini di grande qualità. E i principali settori industriali sono quelli metallurgico, meccanico, chimico, cantieristico, alimentare, tessile e cartario. E sta crescendo l'attività portuale di Trieste. Nei suoi pressi il parco scientifico e tecnologico ospita numerose istituzioni scientifiche di alto livello, tra cui il Laboratorio Elettra, uno dei principali centri internazionali di ricerca scientifica. E il Friuli dispone di un patrimonio storico-artistico ricco e sorprendente che si estende su tutto il territorio, dal più piccolo villaggio alla più grande città come Aquileia, Trieste e Udine. Il Friuli nasconde 124 castelli, antichi palazzi e città fortificate dal Medioevo al Rinascimento. Tantissime chiese e santuari, musei storici, gallerie d'arte e piccoli borghi tra i più belli d'Italia. Procediamo con il Trentino-Alto Adige, che è anch'esso una regione italiana a statuto speciale di circa 1.080.000 abitanti, con capoluogo Trento. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto di autonomia nel 1972, la regione è stata ampiamente esautorata e gran parte delle competenze trasferite direttamente alla provincia autonoma di Trento e alla provincia autonoma di Bolzano. Questo assetto istituzionale è riconducibile alla diversa composizione linguistica della popolazione, quasi completamente di lingua italiana in Trentino e in maggioranza di lingua tedesca in Alto Adige. Il Trentino, Alto Adige, confina a nord con l'Austria, a est con il Veneto, a sud con il Veneto e la Lombardia e a ovest con la Lombardia e la Svizzera. Con i suoi 13.600 km quadrati, il Trentino-Alto Adige si colloca all'11° posto tra le regioni d'Italia come superficie e al 16° posto come popolazione. I due nomi si riferiscono alle due componenti del territorio. Trentino indica fin dai tempi più antichi il territorio di Trento, l'antica colonia romana di Tridentum. La denominazione Alto Adige, dall'alto corso del fiume invece più recente, risale alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando fu annessa all'Italia la parte meridionale del Tirolo, che fino a quel momento era una regione dell'impero austro-ungarico. La regione è interamente montuosa, tagliata soltanto da alcune profonde valli. A ovest, al confine con la Lombardia e la Svizzera, si elevano le Alpi Retiche con gli imponenti massicci dell'Adamello, con 3.554 metri, e dell'Ortles Cevedale, 3.899 metri, ricchi di ghiacciai, e anche con il gruppo della Presanella. A nord le Alpi Atesine, formate da numerose catene, separano la regione dall'Austria.
Le loro cime maggiori, la Palla Bianca, il Gran Pilastro e il Collalto, superano i 3.500 metri. Dall'altopiano di Bolzano fino al confine orientale si stendono le Dolomiti, le cui cime più importanti sono la Marmolada e il Gruppo del Sella. E le catene alpine che occupano la regione sono incise da numerose e lunghe valli. Le più importanti sono la Valle dell'Adige, che scende da nord-ovest e attraversa tutta la regione, da nord a sud, e la Val di Sarco, che confluisce nella precedente venendo da nord-est. Altre strisce vallive sono la Val di Sole, la Val di Non, la Val Gardena, la Val Sugana e numerose altre. Queste valli sono state scavate da antichi ghiacciai e sono perciò molto larghe e quindi intensamente coltivate. Il fiume principale è l'Adige, che è secondo in Italia per lunghezza, 410 km. Nasce nelle Alpi Atesine presso Resia, percorre la Val Venosta, la Valle dell'Adige, la Val Lagarina e poi attraversa la pianura Veneta e sfocia nell'Adriatico. Altri fiumi sono il Brenta, che però scorre solo per un terzo nella regione, e il Sarca, che si getta nel lago di Garda. La regione è ricca di laghi, circa 500, ma di dimensioni molto piccole. Per quanto riguarda la storia, fin dal Medioevo la storia del Trentino è stata legata a quella del Tirolo e le vallate vicine alla città di Trento facevano parte del Principato di Vescovile di Trento, che per 8 secoli godette di un'autonomia speciale all'interno del Sacro Romano Impero Tedesco. I conti del Tirolo divennero protettori del Principato e la loro crescente influenza sulla politica trentina portò più volte a tensioni con i vescovi. Nel XV secolo le truppe della Repubblica di Venezia invasero parte del Trentino, ma furono fermate nella battaglia di Calliano. Nella prima metà del XIX secolo, terminato il periodo napoleonico, il Trentino divenne parte della contea austriaca del Tirolo, perdendo così la propria autonomia. Il malcontento generato confluì nella nascita del movimento irredentista. La Grande Guerra portò il fronte sulle Dolomiti con sanguinose battaglie e lo sfollamento di migliaia di trentine. E con il Trattato di Versailles, il Trentino, insieme all'Alto Adige, diventò parte del Regno d'Italia. Dal 1948 gode di un'autonomia speciale e dal 72 è in vigore il secondo statuto che ha ampliato le competenze di autogoverno del Trentino. Finendo con l'economia, l'agricoltura nella provincia di Trento si basa su frutteti e vigneti, in quella di Bolzano sull'allevamento di bovini e suini. È importante anche la produzione di legname. Nell'industria si distingue quella energetica e la regione produce un quinto dell'energia idroelettrica italiana. Il settore trainante dell'economia regionale è il turismo. Grazie alla grande capacità ricettiva, sia in estate sia in inverno. Finiamo adesso con il Veneto, la mia regione preferita, che è una regione di 4.850.000 abitanti circa, con capoluogo la città di Venezia.
Quarta regione per popolazione d'Italia, dopo Lombardia, Lazio e Campania, confinante a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a sud con l'Emilia-Romagna, a sud-ovest con la Lombardia, a est con il Friuli-Venezia-Giulia e a sud-est con il mare Adriatico. Insieme al Trentino e al Friuli costituisce la macroarea del Triveneto o delle Tre Venezie. È la quinta regione più visitata in Europa ed è la prima in Italia, secondo i dati Eurostat, con 19,6 milioni di arrivi e 69,2 milioni di presenze turistiche nel 2018. Prende il nome dal popolo dei Veneti, popolazione indoeuropea che si insediò nel territorio dopo la metà del secondo millennio a.C. I capoluoghi di provincia sono sette: Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno. Il territorio della regione è per oltre la metà pianeggiante, 56%, e il resto è occupato dalle montagne, con un 29%, e colline con un 15%. I rilievi consistono nel breve tratto delle Alpi Carniche, al confine con l'Austria, che sfiorano l'altitudine massima dei 3.000 metri e da esse partono i gruppi montuosi delle Dolomiti orientali che superano i 3.000 metri con le Tofane, il Cristallo e la Marmolada. A sud si estendono le Prealpi Venete con l'altopiano di Asiago, i Monti Lessini, il Monte Grappa e ancora più a sud, isolati nella pianura, i gruppi collinari dei Monti Iberici e dei Colli Euganei, di origine vulcanica. Oltre metà del territorio della regione è costituito dalla pianura Padano-Veneta, che scende con debole pendenza fino al mare Adriatico. La parte settentrionale inizia dal margine delle Prealpi. La parte più meridionale, in vari tratti sotto il livello del mare, prende il nome di Polesine. L'intera pianura è ricca di acque per i numerosi fiumi e canali che la attraversano. La fascia costiera è bassa e frastagliata per la presenza della Laguna Veneta e del Delta del Po. Il maggior fiume interamente veneto è il Piave con 220 km. Nasce sul monte Peralba, nelle Alpi Carniche, è poco profondo e ricco di meandri. Scendendo a sud troviamo il Brenta, che nasce però in Trentino-Alto Adige, e da esso parte un canale navigabile che porta a Venezia. Ancora più a sud scorrono due importanti fiumi per un lungo tratto paralleli, l'Adige, secondo fiume per lunghezza, che scende dal Trentino, e l'ultimo tratto del Po che segna per circa 120 km il confine con l'Emilia-Romagna. Tutti questi fiumi sfociano nel mare Adriatico. La regione non è ricca di laghi. Si ricordano quelli alpini di Misurina e di Alleghe e la parte orientale del lago di Garda. Nell'agricoltura prevalgono la produzione cerealicola e la viticoltura. La regione è la prima produttrice nazionale di uva da vino. Nel Veronese è sviluppata la frutticoltura. E l'industria è caratterizzata dalla presenza a Marghera Mestre di grandi impianti metallurgici e chimici, soprattutto nelle province di Vicenza e Treviso, di molte piccole e medie imprese specializzate.
utilizzate in diverse produzioni. Mentre, come dicevo, per il turismo la regione è al primo posto in Italia. Per quanto riguarda la storia, vediamo un attimo prima quella di Venezia. Venezia nacque durante le invasioni barbariche come rifugio di profughi che si stabilirono su circa 120 isole, poi collegate da numerosi ponti. Fu poi un porto bizantino e una delle prime città italiane a conquistare la piena indipendenza nell'anno 692. Governata da una potente oligarchia mercantile attraverso la persona del Doge, riuscì a conservare la propria autonomia resistendo a numerosi tentativi di conquista, divenendo sempre più potente e ricca. Principale partner commerciale dell'Impero bizantino, la Repubblica Marinara estese la propria rete di traffici nel Mediterraneo, partecipò alle crociate e consolidò i privilegi delle famiglie più influenti, rendendo ereditarie alcune importanti cariche pubbliche. Colpita duramente dalla peste, nel 1348 la città riuscì a risollevarsi e all'inizio del XVI secolo però la potenza di Venezia cominciò a declinare. A partire dal Trattato di Campo Formio del 1787 la città perse definitivamente la propria indipendenza politica. Durante il Novecento, invece, Venezia ha conosciuto un notevole sviluppo dal punto di vista turistico, nonostante l'aggravarsi di alcuni problemi ambientali. A causa di lenti processi naturali, ma anche di interventi umani sbagliati, il fondo della laguna ha accelerato il suo sprofondamento, aggravando il fenomeno dell'acqua alta. Parlando invece in generale del Veneto, esso fu abitato fin dalla preistoria dai Veneti antichi e fu poi conquistato dai Romani nel III secolo a.C., diventando un'importante provincia dell'impero. Dopo la caduta dell'impero, il Veneto subì le invasioni barbariche e fu governato dai Longobardi e poi dai Franchi. Abbiamo poi il periodo della Serenissima. Dal IX secolo fino al 1797 Venezia dominò la regione. Dopo la caduta di Venezia, seguito della campagna d'Italia di Napoleone, il Veneto passò sotto il controllo austriaco con il Trattato di Campo Formio e rimase parte dell'impero austriaco fino al 1866. E nel 1866, appunto, dopo la terza guerra di indipendenza, il Veneto fu annesso al Regno d'Italia. Per quanto riguarda poi l'economia, quella veneziana è fortemente legata alla conformazione fisica della città. Il comune di Venezia presenta attività economiche fortemente localizzate, le attività industriali, petrolifere e portuali sono concentrate nelle zone di Mestre e Marghera, mentre il centro storico vive quasi interamente di turismo. Ciò spiega perché solo un quarto dei veneziani risieda nel centro storico. Ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire riguardo all'arte, alla cultura di Venezia, e magari si potrà fare poi un video dedicato alle città italiane più importanti dal punto di vista artistico-culturale. Quindi io con questo ho finito e molto probabilmente avrò sicuramente dimenticato qualcosa.
detto qualcosa di sbagliato. Comunque fatemi sapere e ditemi anche se volete vedere la continuazione della serie con le altre regioni d'Italia. Io vi auguro una buona serata, una buona notte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!